Lui scrive una cosa giusta. Io su Xbox One ho il Game Pass e ho centinaia di giochi. L'unica cosa che sbaglia è che non sono gratis. Su con le antenne, quando leggete la parola gratis. Quindi voi pagate tutto, anche quello che non vedete. Non fatevi fregare dalla parola gratis, mi raccomando. Che non è gratis, ma è in prestito. E quindi, perché devono stare attenti? Vabbè, il ragazzo potrà averlo detto con ingenuità. Vero, sono in prestito. Ma qual è il problema? Con un abbonamento di 4-10 euro in un mese, una persona che gioca ai videogiochi e che non passa il tempo a guardare i paesaggi come fanno i giocatori, per esempio, di Sony, magari può giocarsi anche 3-4 giochi in un mese. Quindi con 10 euro gioca a giochi per un valore di 140 euro, 200 euro. Quindi comunque si può dire che sono gratis quei giochi. È come se un amico gliel'ha prestati. Poi, finito l'abbonamento, chi se ne frega? Perché spesso e volentieri molti giochi, soprattutto i single player, una volta che li hai finiti, li puoi rimettere sullo scaffale e rimangono lì a fare la polvere. Quindi io la trovo una cosa conveniente, per me può essere benissimo, punto di vista corretto, dire anche gratis. Perché non spendo una lira. Gioco comunque dei titoli legalmente, non spendendo il quantitativo di denaro che avrei speso per giocarli in un mese. Poi finisce l'abbonamento e li perdo, poi sta sempre a me che li posso ricomprare. Se è proprio un gioco che mi ha appassionato. Cosa vuoi intendere con questo tuo discorso? Addrizzate le antenne, fate attenzione. Alla fine ha giocato veramente dei giochi a gratis. Prestati, ma comunque gratis. Ok, per 10 euro. In confronto a 200 euro. So soldi! Il sottotesto non mi è chiaro del tuo ragionamento. Forse perché sei un negoziante e purtroppo il digitale e il Game Pass andrà a influire sul tuo lavoro? Fatto sta che il ragazzo ingenuamente ha detto una mezza verità. Si è risparmiato parecchi soldi. Anche volendo giocare solo un gioco e perdendosi la possibilità di giocare gli altri giochi, comunque ci risparmia il ragazzo che fa l'abbonamento a Game Pass, quindi... Ma che cazzo stai dicendo?